Sono serviti quasi 9 anni e 2 processi per definire il procedimento nato dall'inchiesta denominata Re Artù ed entrambi tutti gli imputati sono stati assolti. L'operazione era stata coordinata dalla DDA di Reggio Calabria che contestava, nel primo processo definito nel gennaio 2018, i reati di truffa, falsificazione, associazione a delinquere. In quello definito ieri solo il riciclaggio. I fatti oggetto del processo si riferivano al tentativo di tutti gli imputati di monetizzare un certificato di credito per il valore di 870 milioni di dollari emesso dal Credit Suisse in favore del presidente indonesiano Sukarno e poi finito indirettamente nella loro disponibilità. Il processo da Reggio Calabria era stato trasferito a Bologna per competenza territoriale e lì appunto il procedimento si è diviso e in entrambi gli imputati sono stati assolti. I calabresi assolti in maniera definitiva sono Vincenzo Andronaco di Oppido, Rocco Arena di Torionova, Vincenzo Dattilo di Lamezia Terme, Rocco Filippone e suo figlio Francesco di Melicucco, Michele Fidale di Polistena, Antonino Galasso di Cittanova, Francesco Grupico di Gioiosa Ionica, Antonino Napoli di Polistena, Vincenzo Alessio Rovitti di Cassano allo Ionio, Carmelo Giuseppe Sposato di Taurionova, Antonio Surace di Polistena, Rocco Orsino di Locri. Tra gli imputati anche il siciliano Antonino Drago di Valle Dolmo, in provincia di Palermo. Tra gli assolti di ieri figura Rocco Filippone, imputato nel processo 'Ndrangheta stragista davanti al Tribunale di Reggio Calabria, e i fratelli Sposato finiti in carcere nell'operazione della DDA denominata Terramara.